Dal 23 al 27 ottobre si è svolto a Torino il Salone Internazionale del Gusto, un evento giunto alla 10ª edizione che ha ottenuto un grande successo di pubblico, ma anche di aziende provenienti da tutta Italia. Un'occasione per ribadire quanto il cibo, ma anche il vino italiano, possano rappresentare una straordinaria possibilità per rafforzare il Made in Italy all'estero. Eventi, incontri e laboratori hanno caratterizzato la 6 giorni dedicata all'enogastronomia di qualità e hanno permesso ai visitatori di conoscere alcune delle realtà più interessanti nel panorama italiano. Noi ci occupiamo di riso, siamo un'azienda che nasciamo come azienda sementiera, quindi creiamo, brevettiamo varietà di riso che sono fatte con incroci manuali semplici, fatti direttamente da me e anche da mia sorella, e poi vabbè abbiamo chi ci aiuta, ci segue. Seguiamo tutta l'intera filiera di tutto il seme, quindi il nostro seme viene moltiplicato da agricoltori della nostra zona, provincia di Novara, Vercelli, Pavia, quindi nella valle del riso. E attualmente siamo l'unica azienda in Italia che siamo in grado di garantire un prodotto a tracciabilità garantita. Da 4-5 anni siamo usciti con la voglia di voler commercializzare tutte le nostre varietà di riso, quindi all'interno delle nostre confezioni si trovano solo ed esclusivamente varietà da noi selezionate, controllate e coltivate. A livello nazionale stiamo crescendo, siamo contenti, il prodotto comincia a essere conosciuto, piace, stiamo vedendo molti riscontri positivi anche qua in questo salone e siamo veramente molto contenti. È il secondo giorno e vedo che la gente si ferma, conosce già il prodotto, acquista anche cose nuove perché stiamo presentando prodotti nuovi solo in esclusiva di questo salone e stanno piacendo molto, hanno riscosso molto successo, soprattutto anche visitatori esteri, soprattutto Francia, Germania, Svizzera, stanno riscuotendo veramente enorme successo sia i preparati, i risotti che le novità. Siamo veramente molto contenti, siamo molto felici di questo.